Benvenuti, grazie di essere qui. Oggi presentiamo un volume che vi mostriamo. Quella è la copertina interna, copertina esterna più che si intitola, come vedete, Il medievista come public historian. L'ho detto giusto? Sì, sì. Bene. E insieme all'autrice che è che insegna storia medievale e storia pubblica digitale all'Università di Pisa, più tante altre cose che sarebbe pazzesco di riassumere tutte. C'è con noi anche il professor Nicola Giordapunto, che è ordinario di storia medievale all'Università Cattolica di Milano e Brescia, che ci parlano di questo fenomeno, perché di fenomeno si tratta, ormai affermato, ormai pienamente riconosciuto anche a livello accademico. Quindi io direi che non è il caso di perdere altro tempo, ma do subito la parola ai nostri ospiti perché ci raccontino di public historian. Molto bene, allora noi oggi, buonasera a tutti, siamo qui per parlare di public history in mano nella tana del lupo in qualche modo, perché comunque la vostra associazione Italia Medievale, l'amico Maurizio Calì, sono responsabili di un episodio, direi tra i più importanti in Italia, di public history, che è l'etichetta all'ombra della quale si nascondono tante cose, e oggi siamo qui per uscire con qualche idea in più a proposito di questo. La prima cosa che mi preme di sottolineare in questo libro curato dall'amica Enrica Salvatori è la sede di pubblicazione, sia l'editore sia la collana, perché l'editore è l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, quindi una delle istituzioni culturali, forse l'istituzione culturale deputata in Italia allo studio della storia medievale, più di ogni altra, e la collana Nuovi Studi Storici, che eredita l'etichetta di studi storici della precedente serie e che è la sede per eccellenza della pubblicazione delle grandi monografie della medievistica italiana, compresa la mia, cos'è che sono sbagliati, il mio libro, la tesi di dottorato, è uscito come numero 50 della serie 125, ma ve lo dico non perché mi pareva di dire quanto sono bello e quanto sono bravo, ma perché per arrivare a quella sede si dovete in qualche modo sudare, ricordo il Concilio Violante, che dovete andare nella sede del Consiglio Direttivo e parlarne con Capitani, con Tabacco, con Arnagine finali di questo libro, che ospitano tutta una serie di immagini assolutamente inusuali per la collana in questione, e si rende conto che questo è un libro che contiene quasi e che costituisce quasi una profanazione, di sicuro una provocazione. Perché? Profanazione, perché parla di una cosa che è in qualche modo estranea alla stragrande maggioranza delle cose che sono state pubblicate in questa collana, no? E che appunto si pone come obiettivo quello di approfondire il significato di questa public history e di sbattere in faccia anche a quelli come me che sono un po' pigri su questo argomento, non se ne sono mai occupati in maniera esplicita, anche se poi si sono resi conto di averlo fatto più e più volte senza saperlo, che è un po', credo, un meccanismo che tutti i buoni storici devono vivere rispetto a questa dimensione della public history. Che la cosa sia partita da Enrica Salvatori, che è curatrice del volume, è circostanza non casuale, perché è una storica
di solita preparazione, seria, abbiamo percorso insieme quasi tutto il cursus dei disonori, il cursus honorum. Per di più lei è milanese, e come me ha fatto il dottorato a Milano e gli studi universitari a Pisa, noi siamo pisano-milanesi entrambi, e è una sperimentatrice seriale. Questo è il suo pregio, ma dove io invece mi professo e confesso tutto sommato un po' pigro rispetto alla sperimentazione. Una sperimentatrice che ha continuato a produrre storiografia come tutti gli altri storici, ma a fianco di questa produzione storiografica ha avuto prima una passione per il digital humanities. Quando nessuno se ne occupava, lei era già fissata con questa questione dell'applicazione delle tecnologie informatiche, e io la guardavo anche con un certo interesse. E poi, come dire, sfogo naturale di questa propensione verso le innovazioni tecnologiche e digitali, ha vissuto e vive tuttora questa fase della public history, di cui io credo sia per l'Italia la principale rappresentante. E cercheremo anche di capire, perché dal libro poi si ottiene questo risultato, di capire che cosa sia questa public history, che rischia di essere un oggetto un po' misterioso, una specie di araba fenice, no? Ci sia, ciascuno lo dice, ma poi cosa sia davvero. E invece qui si capisce poi molto bene. Direi che il pregio di questo volume è di essere proprio in questa sede con questi argomenti, per mettere a contatto chi questo tipo di libri legge all'interno di questa collana con questo modo di vedere la storia e il lavoro dello storico. Quindi direi che il primo pregio è proprio quello di avere trasportato questa tematica nel recinto della medievistica classica attraverso questa che è un'operazione anche editoriale. E allora cerchiamo di capire che cosa sia questa public history, poi lo chiederemo meglio anche alla professoressa Salvatore. Come tutte le domande importanti, è una risposta un po' facile e un po' difficile allo stesso tempo, perché dobbiamo dare la nostra domanda. È in realtà una risposta complessa, un quesito complesso. E allora cerchiamo qualche definizione all'interno del volume miscellaneo, perché la cosa bella di questo libro è che la Salvatori, che avrebbe potuto scriverlo credo anche da sola questo libro, ha chiamato diversi esperti, ciascuno dal proprio angolo visuale, a occuparsi di questa public history. Questi esperti, un amico anche di milanese, Pietro Silanos, in due righe ci dice in che cosa consista questa public history. Parla di nodi fondamentali che hanno profondamente a che fare con il discorso della public history, e cioè la valorizzazione delle aspettative del fruitore della comunicazione storica, la coautorialità, le narrazioni emozionali, quanto l'esperienza. Quindi, se dovessimo fare una di quelle sfere con le parole dentro, da cui si zoomano i concetti fondamentali, dovremmo trovare questo. Public history significa avere una particolare attenzione per il pubblico della storia, per il fruitore. È interessante perché in realtà gli storici, quando scrivono di metodologia, da sempre si occupano sempre di se stessi, come se dall'altra parte non ci fosse nessuno, o come se ci fossero tutti, che significa che è irrilevante, no? E invece qui ci poniamo il problema, che non si
sia, che se lo sia posto l'età contemporanea, credo dipenda dal fatto che sono aumentate esponenzialmente le possibilità tecniche del pubblico di intervenire e di interferire con la produzione storica e storiografica. Quindi le nuove tecnologie rendono possibili queste interferenze, lo vediamo nel corso del volume, come mai prima. Ma andiamoci a leggere direttamente l'introduzione di Allega Salvatori, che dice che impegnarsi nella Papa Fire o Public History non significa fare buona divulgazione, o per meglio dire, non solo buona divulgazione, ma lavorare insieme a diversi pubblici, plurale, condividendo, non semplificando, la complessità del ragionamento storico, portando le persone dentro quella stessa complessità con iniziative che mirassero a renderle partecipi della scrittura della storia. La collega con cui stava parlando, con cui fa riferimento nel testo, dice: ma come fai a fare questo per la storia medievale? E in effetti è un problema di quelli proprio da fondamentale. Perché? Ma perché la storia contemporanea non è che sia più facile, ma impone tutta una serie di, cioè non impone tutta una serie di vincoli tecnici che la storia medievale impone. Un conto banalmente è fare l'edizione di un documento da tiro scritto relativo a un episodio di storia contemporanea, un conto è fare l'edizione di una pergamena del IX secolo o anche del XV secolo, perché a volte sono più difficili da leggere quelle tardo medievali che non quelle alto medievali. Non è detto che andando verso l'età moderna le scritture migliorino, anzi, diventano più usuali e sempre più indecifrabili, per paradosso. Questa è l'esperienza comune del medievista. Allora come fai a coinvolgere il pubblico in un'operazione storica che richiede questo livello così elevato di tecnicità? Questo è il problema. Per la storia medievale, dicevamo, è più difficile. E qui allora cominciamo a sentire invece la professoressa Salvatori, perché ha parlato di edizioni digitali di fonti medievali per ricerca e pubblico, si è andata a cercare la grana più grossa. E cioè, come facciamo a coinvolgere il pubblico di fronte con il lavoro storico quando hai di fronte pergamene o comunque fonti estremamente difficili, scritte in latino, scritte in una scrittura indecifrabile o quasi? Ce lo vuoi spiegare? Si fa. Grazie. Raccontaci cosa hai fatto. Sulle fonti ho fatto un'opera scientifica a tutti gli effetti, nel senso che ho fatto l'edizione digitale di un codice del XIII secolo, si chiama Codice della Vicina, è Liber Iurium, in sostanza Liber Iurium, in realtà c'è altre cose, ma insomma è Liber Iurium del Vescovo di Uni, è una fonte assolutamente unica. Non vi racconto il perché siamo arrivati alle edizioni digitali, perché serve una storia a parte, abbastanza movimentata, per dirne uno ho dovuto firmare due atti davanti al notaio che mi obbligavano a finire il lavoro, nonostante non avessi preso un soldo, cioè una cosa pazzesca. Comunque l'edizione digitale è stata fatta grazie a un software open source prodotto all'interno dell'università e studiato apposta per poter vedere la pergamena, il testo, contemporaneamente al testo. E quindi uno vede il testo è originale come vuoi dire, i Liber Iurium quindi sono copie del 200. Il testo, diciamo, com'è nel codice autentico, il regesto, quindi, e con le note critiche, come siamo abituati a vedere in qualsiasi classicissima e tradizionalissima edizione di fonti, e poi anche la trascrizione e l'edizione fatta in un modo che tutti i nomi di persona, tutte le date, tutti i luoghi, tutti gli enti tipo comune, cattedrale, diciamo canonica della cattedrale,
monastero, le monete, le forme di monetazione, i ruoli siano navigabili. Significa che se io vado su una bella malaspina, ci clicco sopra, non solo vedo chi è, ma vedo tutti gli altri documenti del codice che lo nominano. E così i luoghi. Ed è questa stata la chiave dell'accesso, perché se ci limitiamo a guardare un discorso di nomi, ancora siamo all'interno di un certo tipo di studi di storia. Se andiamo ai luoghi, nel codice della vicina ci sono tantissimi toponimi, macrotoponimi e microtoponimi, abbiamo il bacino di interesse degli storici locali, cioè di tutte le persone, di tutte, anche delle scolaresche, di tutte le persone che vivono in un posto e vogliono capire la storia di quel posto. Perché vanno nell'indice, guardano il toponimo, ci cliccano sopra e automaticamente vengono portati nel documento che parla di quel posto lì e lo possono vedere. E siccome la scrittura del 200 è una scrittura che va a ragione, professor D'Appunto, è una scrittura molto leggibile, la leggete. Se uno supera la, diciamo, la naturale, barriera del fatto che è scritto in un modo che non è certo quello stampato e supera quello sforzo lì, lo legge, legge il termine, nelle sue varianti grafiche. Questo unito a una informazione su sito web e su mailing list, che è anche questa una specie, io avevo molto paura delle reazioni, perché è stato un osare molto rispetto a quelli che sono i comportamenti usuali. Cioè io via mailing list ho detto ci sono degli errori, oppure non sappiamo dove sono questi posti, non siamo sicuri di averli letti correttamente, cioè ho ammesso un difetto possibile chiedendo aiuto, e sono venuto io credo di aver contato adesso come adesso un migliaio di mail di risposta e alcuni con contributi che io ho preso, verificato e ho accolto. Ed è questa la condivisione delle autorità, cioè in questo momento il codice della vicina ha una curatrice responsabile, sono io, dei maggiori collaboratori. Qua se si va nel discorso di chi può fare public historian c'è sempre un team, ma non è mai lo storico singolo, ma poi c'è una quantità di 60-70 persone che io ho nominato nel gruppo di lavoro, che sono quelli che hanno risposto a queste mail contribuendo all'identificazione, alla corretta comprensione di questi toponimi. Cioè, questa è, diciamo, la possibilità. Ed è possibile, è stato possibile perché il modo di edizione favorisce la lettura, non impedisce la lettura, ma la favorisce. Cioè favorisce l'accesso alla fonte e in modo, diciamo, umile, o diciamo, non dico paritario, ma dico di onesta dichiarazione di impotenza, ha prodotto in risposta l'aiuto della gente. La prima volta che su Facebook ho visto spontaneamente la foto del codice della vicina con tanto di commento del gruppo, per me è stato un grande giorno. Non so quanti possono dire di vedere la propria opera, diciamo, scientifica commentata in maniera spontanea in un gruppo di Facebook. Ma quando invece passiamo a livelli diversi di storia, non necessariamente la storia universale, ma che so, la storia delle donne, la storia, problemi di storia generale che non comportano un ancoraggio alle fonti locali, come si fa a fare la public history? E ha senso farla? Quella domanda è tendenziosa, perché poi ti spiego il resto. Intanto è opportuna una distinzione, no? Tra chi fa public history per professione e chi fa lo studioso di storia,
che però, diciamo, ritiene utile per la sua ricerca, per il prodotto che fa, a lavorare nell'ambito della public history. Quindi Codice per Avvicino rientrava in un progetto di ricerca scientifico, come dire, accademico, in cui ho scelto in maniera deliberata di aprirmi all'ambito digitale e al pubblico. Quindi è stata, però la base è quella, io non ho, diciamo, abdicato il mio ruolo, io sono la responsabile scientifica del mio progetto, poi ho dichiarato tutte le persone che hanno collaborato, però io sono la responsabile scientifica. Dipende dallo scopo che ti metti in testa. Allora, sul discorso donne, se tu sei un public historian che vuole in qualche maniera promuovere, come tu hai detto prima, una consapevolezza complessa della storia, una sua partecipazione, l'apertura che ti dà tutto il discorso, per esempio, dell'abbigliamento, sarà che in questo momento sto lavorando molto con i ricostruttori, più che gli evocatori di costruzione, cioè sono le persone che ricostruiscono ambientazioni e abiti della storia, in particolare nel Medioevo. Solo un lavoro in cui fai collaborare le scuole o i laboratori, fai dei workshop diffusi sulla fabbricazione delle coperture dei capelli, perché la donna ha sempre portato il velo e ha portato veli diversi a seconda dei momenti. E c'è tutto il periodo, cioè un periodo medievale in cui hai determinati tipi di coperture, ma è neanche come quelli dal tardo medioevo in poi, quando cominciano a esserci le leggi sontuarie, quando comincia a essere obbligatorio sempre il velo per uso, una donna non esce senza i capelli coperti. Vietato un certo tipo di ostentazione del lusso, e allora si scatena una fantasia incredibile nella creazione di copricapi preziosissimi, però che non possano incorrere in sanzioni, che siano sempre coperture del capo, ma che contemporaneamente esaltino la bellezza. Fare dei workshop su questo significa parlare della complessità di comprendere quello che Chitolini, fantastico, denominava un paese lontano, il nostro il passato, ma anche di vederlo nella comprensione del presente, cioè di cosa può rappresentare oggi la mancanza di certe consuetudini, oppure l'esistenza di altre consuetudini per altri tipi di concezioni religiose o appunto usi locali. Lavorare in questi occhi significa lavorare presentando la complessità del passato e utilizzando la complessità del passato per comprendere meglio la complessità del presente. E questa è un'utilità sociale. Qui si passa al discorso che non è più il ricercatore il cui scopo principale è il crescere della ricerca, cioè l'avanzare della ricerca, ma si tratta di parlare del public historian che ha un ruolo sociale di promozione e di valorizzazione della storia, non ha un suo scopo specifico di fare carriera, ha lo scopo di andare incontro ai bisogni della gente. Gli storici, perché poi la natura non fa salti e i vuoti vengono riempiti, laddove non intervengono gli storici, intervengono gli amatori, i giornalisti, i dilettanti, no? E questo non fa bene né al pubblico che si avvera a fonti sbagliate, né all'Accademia che viene meno a una delle sue funzioni fondamentali. Mi raccontavano che ci sono fotografie di conferenze tenute da grandi storici tedeschi all'Università di Tübingen, i quali venivano a presentare le loro ricerche all'università e tutta la città, c'era la gente in piedi, no? Ad ascoltarli. Oggi, se questi storici vanno a raccontare le loro ricerche, non credo che ci sia tutta questa folla, a meno che non si veda in televisione e poi diventa un evento televisivo, una sorta di spettacolo, no? Ma
problema secondo me è un problema della storiografia, perché noi ci chiediamo: ma fino a quando la società continuerà a finanziarci per coltivare questo sapere che si sta inabissando? Guardate che non è una domanda tanto peregrina, perché se guardiamo gli altri paesi d'Europa, noi abbiamo molti istituti, ma non solo la storia, di filologia classica, di discipline con una tradizione plurisecolare, che sono stati chiusi, sostituiti da padiglioni che si sono riempiti di fisici, di chimici, di statistici, di storici del clima, di climatologi, no? E quello significa che tutti quei posti che c'erano, anche di professore, non ci sono più. L'abbiamo osservato anche in Italia, che si sono dimezzati nell'accademia. Quindi questa turris vulnea si sta sgretolando in realtà. E allora la prima cosa che mi viene in mente: ma noi abbiamo o no una colpa in questo? Io penso di sì, perché la storiografia o interseca i bisogni della società che la finanzia e che la produce, oppure muore. E la nostra storiografia, che si è nascosta dietro lo specialismo, in realtà ha soltanto nascosto l'angustia dei propri orizzonti culturali. Questo è uno dei problemi. Per cui il problema non è che il pubblico non ti sta a sentire perché è troppo elevato quello che stai dicendo. No, non ti sta a sentire perché è influente quello che stai dicendo, perché se mi produci la centesima monografia su Arezzo dal 1321 al 1333, controllando gli scontrini fiscali che ci sono all'archivio di Stato di Arezzo, non puoi stupirti che poi al pubblico non gliene freghi niente, perché non gliene frega niente neanche dei suoi scontrini fiscali, a meno che non debba fare la dichiarazione dei redditi. Allora il problema nostro è quello che già Capitani denunciava, come la ateoreticità della storiografia italiana, che si limita a porre dei limiti tipo metodologico. Se quella ricerca è ben fatta dal punto di vista metodologico e corrisponde a dei canoni ben precisi, l'oggetto non importa. Ti puoi occupare del pollaio, del castello, della Val di Nievo, e quello va bene così. L'importante è che sia metodologicamente appropriata quella ricerca. Ma poi ti stupisci che non gliene freghi niente a nessuno, manco a quelli della Val di Nievo, della tua ricerca? E allora direi che dietro e di fianco ai problemi della public history c'è la difficoltà della nostra storiografia medievalistica a trovare una dimensione culturale effettiva, reale, che giustifichi il finanziamento da parte dei pubblici, del pubblico e anche dello Stato. Tu che ne pensi? Sono un po' più drastica. Secondo me la situazione è abbastanza già quasi arrivata a un punto irrimediabile, nel senso che la chiusura della Torre d'Avorio, ormai la torre si è trasformata in una zattera, la zattera della tempesta. La zattera della Medusa, esatto. E quando tu sei sulla zattera della Medusa, quindi sei su una zattera in balia dell'oceano, i naufraghi che ti chiedono aiuto nel mare, lì dai calci e ti tieni la tua zattera, e non importa che sai benissimo che tra 10 minuti, un giorno, la tempesta ti ammazza, perché in quel momento l'unica cosa che conta per te la tua zattera. Lo so che sono dura, ma secondo me è così. E qual è il problema? E questo non è, voglio essere chiaro, non è assolutamente una critica alla validità scientifica di quello che esce in Italia, perché, come dicevo, dal punto di vista metodologico, escono lavori ineccepibili. Cioè, non è che è difficile oggi come oggi che un ricercatore universitario, con la preparazione che ha, che è una buona preparazione, non produca delle opere che siano ben fatte. Rispetto, per esempio, a
ha un giochi da volo che era fantastico, ma che uno se lo va a leggere si appassiona, la legge con passione. Quindi no, secondo me il Rubicone è stato varcato, non so cosa sia possibile fare, sono contenta personalmente di lavorare in un ambito che quantomeno cerca di uscire dalla zattera, poi quale deve essere successo non lo so. Quali sono stati gli ostacoli? Quello di non sapersi mettere in gioco, quello di non voler accettare che per fare questo salto di qualità non basta essere un buon oratore, non basta essere propenso a una buona divulgazione, perché di buoni divulgatori possono camparne uno, due, tre. In Italia negli ultimi anni ce ne sono stati tre: Cardini, Barbero, e adesso credo che stia emergendo Musarra come persona, diciamo, che esce fuori, però non è una professione che tu puoi dare in mano agli studenti. Poi cosa fai da grande? Faccio un divulgatore storico, perché quelli sono, cioè come è l'influencer, poi alla fine non si possono offendere, non credo, Antonio sicuramente non si offende, però di fatto sono degli influencer culturali, no? E i ferragni della cultura, ferragni della storia, più di tanti non ce ne possono essere. Quindi non è un mestiere, non è un mestiere che tu puoi vendere come tale. Per fare invece il salto bisogna preparare delle persone che sappiano lavorare nel mondo digitale, sapere gli strumenti digitali in mano, perché questa è la nostra realtà, e lavorare in team, lavorare insieme, ed è una cosa che all'università, soprattutto nelle materie umanistiche, ti insegnano l'esatto contrario. Ti insegnano a fare le tue ricerche, a tenere il risultato delle tue ricerche chiuso. Io ormai tanti anni, purtroppo, di mestiere di medievista, ho accumulato una quantità di schedature bibliografiche, di schedature documentarie incredibili. Certo, andrebbero un po' risistemate prima di essere pubblicate, ma le ho già pubblicate. Cioè, ho già dato e continuerò a dare questo mio lavoro di anni e anni a disposizione. Questa concezione, le ripeto, non si impara all'università, anzi viene assolutamente sconsigliata. Non si insegna a lavorare in team. Per fare un lavoro di public history bisogna essere un gruppo, ci vuole una persona che faccia il manager, una persona che faccia l'insieme delle fonti, una persona che contatti le istituzioni, una persona che distribuisca il lavoro alle persone. Questo implica il fatto che poi hai da che vivere di questo. Io da anni che penso che potrei benissimo fare, se rimanessi disoccupata, un'iniziativa per portare i trovatori ai Lunigiana. Lunigiana è stata terra di Malaspina, e Malaspina hanno ospitato nelle loro corti i trovatori. C'è un corpus di opere trovadoriche malaspiniane, nel senso fatte alla corte di Malaspina e nel periodo malaspiniano, esistono. Allora, pensate a un'iniziativa di lavoro che implica il fatto che si organizzano durante l'anno 10-20 cene medievali con tanto il trovatore che canta vestiti dell'epoca, ma ci si fa i soldi. Ora con questo turismo ci sono sempre soldi, ma per farlo si deve fare un salto di qualità, che non significa migliore qualità, un salto di pensiero. Non si deve pensare di educare i nostri giovani storici a essere o ricercatori, che non lo diventeranno mai, o insegnanti, che è quello che diventeranno nella maggior parte dei casi, ma qualcosa di più di diverso, persone utili alla società. Ci confrontare con il pubblico, per me è un'esperienza bellissima. Lui, come l'amico Maurizio, che io non smetterò mai di lodare, fa questo discorso sul festival come occasione di incontro fisico, di scambio di public history concreto, fisico, e poi c'è dei prodotti digitali, del sito e di tutti gli altri modi che usano per tenere vivo questo genere di attività.
L'ultimo saggio è di appunto Silanos, che abbiamo già citato prima, e che riguarda i musei. Il museo è un altro di quei posti dove la public history può diventare un momento necessario, no? Quindi vedete, tutti questi saperi si intersecano e non basta uno solo, ma sta nascendo addirittura una figura professionale nuova che si deve comunque caratterizzare per delle conoscenze disciplinari forti, a cui deve affiancare queste altre competenze di cui parlavi tu. Quindi la tua idea è che ci sia un corso di laurea in public history. Un corso di laurea, certo. Laura, ci dovrebbe iniziare secondo me fino al triennio a dare qualche impostazione. Si dovrebbe soprattutto iniziare non a livello di conoscenze, perché il problema secondo me è che l'università funziona al sommatorio di conoscenze. Ed è impossibile coprirle tutte, assolutamente impossibile, mentre si deve cominciare a unire all'insegnamento delle discipline anche attività concrete su progetto, in modo da abituarli a un tipo di lavoro. A quel punto lì, diciamo, il fatto che si faccia un lavoro su i vestiti nel Medioevo, oppure il rapporto tra papato e impero, oppure come erano gli abitati, gli insediamenti, è ininfluente, dipende solo dalle competenze del docente, ma è il modo con cui si arriva a fare il progetto che è importante, perché è un'attività pratica che rende lo studente consapevole dei vari bisogni che ci sono e del lavorare in gruppo. Chiamano insegnanti. Sì. È vero o no? Cioè, l'insegnante tutti i giorni deve coinvolgere il suo pubblico, altrimenti quelli si distraggono, si addormentano. No? Sì, ed è per quello che siamo in procinto di... È una cosa molto nuovissima, speriamo che vada in porto, perché uno dei problemi grossi che ha in questo momento la scuola è quello dell'insegnamento dell'educazione civica. E qui ci hanno chiesto di creare dei moduli per creare dei progetti che possono spalmare l'educazione civica nelle varie discipline, tra cui importante la storia. E si prende un argomento e lo si analizza in modo diacronico e si fa un progetto operativo, perché è chiave nella public history il discorso del coinvolgimento del progetto, di questa attività pratica che diciamo è sostenuta da una impostazione metodologica rigorosa, ma che però senza la attuazione pratica non c'è. Volevo ringraziare ovviamente di questa ospitalità, volevo chiedere un aneddoto che risale alla Pasqua scorsa, in cui io e mio marito siamo andati in Danimarca a caccia di vichinghi, cioè a vedere una realtà che in Italia è scarsamente rappresentata, c'è cioè giusto Marco Valenti col suo archeodromo di Poggi Bonsi, cioè gli Open Air Museum, il museo all'aperto. Certo, in Danimarca hanno poche alternative, non c'hanno molta roba, noi ne abbiamo talmente tanta, per cui non li facciamo i musei all'aperto, loro ne hanno molto poco visibile, quindi li fanno. Tuttavia io ho conosciuto ben tre vichinghi professionisti, cioè persone a cui se mi chiedi che cosa fai nella vita, io faccio il vichingo. Ci campano a fare il vichingo, ci mantengono una famiglia a fare il vichingo. E vi posso assicurare che sono vichinghi di tutto rispetto, cioè persone che sono preparate nel rispondere alle domande delle persone, che sono preparate a coinvolgerle, che sono in grado di fare storia bene e in maniera assolutamente aggiornata rispetto a quelle sono le ricerche. Diciamo è una strada che se uno va a vedere anche questo museo, no? Un bellissimo museo, dignitosissimo museo, ben fatto, ben strutturato, ma qual è la differenza se accompagnati nelle varie stanze è una persona che è vestita con gli abiti storici e sa interloquire con te esattamente come se tu incontrassi un etrusco, un romano, un greco,
Io ricordo appunto il disappunto che provai andando in Alabama a vedere un museo che è diverso dai nostri musei. Noi siamo costretti a selezionare il materiale perché ne abbiamo sempre troppo. Siamo qui, ovviamente, i magazzini, i materiali di questo museo riempirebbero i musei del resto del mondo, non quello che c'è esposto, quello che c'è nel magazzino di solo questo museo potrebbe bastare a riempire, a fare il museo. Negli Stati Uniti, in Alabama, non hanno niente. E ricordo il mio disappunto perché entrando nel museo vidi la ricostruzione della vita in un villaggio di indiani, di nativi americani, come si dice adesso, a grandezza naturale. Che orrore, c'erano questi che si sposavano, che portavano la regina addosso lì al capovillaggio. Insomma, una cosa sembrava dei manichini, lo erano in sostanza, no? Allora uno si chiede come si esce, ancora una volta, no? Da questo eccesso di specialismo che ci è richiesto, perché abbiamo fatto i musei, stando a sentire gli archeologi che ti fanno capire quali sono i pezzi belli, eccetera. E però poi la necessità di avere qualcosa di davvero coinvolgente, no? Io ti rispondo a quello che rispondono i miei studenti, e così chiudiamo. La storia è una, non è cultura materiale e non è la lotta della propria liberatore. È una, non è sola, e tu a quella devi incontrare. Per cui un vichingo che mi spiega semplicemente come ha costruito la sua barca non mi appassiona. Un vichingo, un pannello che mi spiega come si sono evoluti i regni vichinghi, non mi appassiona. Una cosa che mi mette insieme tutto è sì che mi appassiona, perché mi fa vedere, mi fa entrare nella società dell'epoca e mi fa anche fare domande sulla società attuale, su come è cambiata, su perché io mi senta sola dentro una folla, mentre là si sentivano in una comunità pur essendo legati. Per esempio questa problematica qui, ma se è una la storia, quindi il tuo specialismo, come il mio, mi ci metto, è arricchito e è monco, il tuo specialismo come il mio è monco, infatti il documento in realtà lo comprendi veramente fino in fondo solo se poi ti interfacci con altre persone, con altre competenze, il filologo, l'archeologo, e io ormai è da anni che tutte le volte che ho qualche dubbio, busso umilmente alla porta di chi mi dice: ma scusa, ma questa cosa qui che c'è scritta? Poi in realtà come si concretizza? Cioè, che cosa vedo quando c'è questo testamento che mi dice che non posso vendere il letto con il dorso? Cosa significa il dorso? E trovo la persona che dice: vai a vedere quell'immagine lì, quell'immagine lì, quell'immagine lì, eccolo, eccolo lì il dorso. Allora capisci. E allora la tua comprensione della storia è piena, o almeno tende alla pienezza, rispetto invece alla settorialità in cui ci agganciamo per comodità e perché chiaramente sappiamo che se ci muoviamo in quel solco ci troviamo a nostro agio, è difficile trovarsi in difetto. Se usciamo fuori dal solco, c'è il Signore che ci dice com'è la cosa e dice dove sappiamo rispondere. La risposta è: non sono tenuto a saperlo, ma mi piacerebbe saperlo, perché sapendolo comprenderei meglio e farei meglio il mio mestiere. Quindi anche questa dimensione emozionale è costitutiva della parola di Cristo. Assolutamente. Perché è capace di muovere il pubblico, anzi i pubblici. Sì. Bene, allora, la nostra speranza è di aver reso l'idea di che cosa sia la parola di Cristo e di quali siano i contenuti di questo volume e in generale di questo oramai vasto movimento che si muove all'interno della nostra medievistica e non solo. Altro pregio è quello di mettere in contatto i medievisti con storici di altre stringhe cronologiche, fatalmente direi, no? È una cosa che dobbiamo imparare, io direi da prima, nelle nostre facoltà di lettere, è quella di mettere, di insegnare alla gente a lavorare in equipe. A smetterla di pensare di essere più bravo perché sai leggere i testi meglio degli altri. Questo è un problema che dobbiamo affrontare seriamente per formare dei buoni insegnanti, perché poi devono imparare a lavorare in equip, per formare dei buoni public historian che devono
necessariamente lavorare. Allora grazie Enrica Salvatori per questa sua ulteriore sperimentazione, chissà che cosa escogiterà, che poi si stufa e passa ad altro. Io ti conosco da qualche decennio. Ai nuovi. Bene.